Allora, quando è cambiato il mio tempo, per fortuna, sono passati 1500 anni e qualcosa è successo. Paolo Corvino è laureato ed esperto in scienze e tecnologie della comunicazione all'Università Sapienza di Roma e racconterà la sua esperienza di giovane dottore di tutto libero. Grazie. Per me è una grande emozione parlare di questo libro, perché a me ha dato tanto. Vorrei raccontarvi la mia esperienza di quando, ragazzo 19enne, presi per la prima volta tra le mani la novella senza bugie. Non avevo ancora la splendida copertina di questa nuova edizione. E mi colpì subito il titolo, un libro sull'amore. Di certo l'argomento era interessante, ma poi il cliente mi chiese, non sarà mica il solito libro palloso e scontato sull'amore? Ovviamente non lo era. Appena lette le prime pagine, capii che era qualcosa di diverso dai libri che avevo letto fino a quel momento. Più andavo avanti nella lettura e più sentivo che i concetti e le dinamiche psichiche trattate mi riguardavano da vicino. Forse fu proprio questo il motivo per cui scattò il colpo di fulmine a me e Amore senza bugie. Finalmente avevo tra le mani le risposte che avevo sempre cercato. Era il 2000, avevo da poco finito gli studi al liceo e mi interrogavo sul futuro, cosa volevo fare nella mia vita. Quali aspirazioni e passioni avrei voluto seguire. Di certo le passioni non mancavano. Avevo tanti amici, ma sentivo che mi mancava qualcosa. Ma cosa? La risposta era semplice. Non avevo ancora trovato l'amore. Fu però una donna, a cui ero molto legato e che ringrazierò sempre, a regalarmi amore senza bugie. Sapevo che l'avrei detto, ma non sapevo ancora che mi avrebbe cambiato la vita. Al tempo avevo avuto delle storie, ma per vari motivi non erano decollate, erano finite troppo presto nel dimenticatoio. Confesso che in amore non ero proprio una cima, anzi, ero piuttosto impacciato. Se una ragazza mi piaceva, diventavo subito timido e pauroso, e le parole non uscivano dalla bocca, e non avevo mai coraggio di farmi avanti. Così fantasticavo le storie d'amore impossibili, che avrei voluto vivere, ma che mi perdevo a causa della mia insicurezza, della mia identità e informazione, piena di incertezze, dubbi, perplessità. Un paio di anni prima presi una volta incredibile per una ragazza. La conoscevo da tempo, ma non mi ero mai dichiarato. Quell'anno, inspiegabilmente, trovai il coraggio di farmi avanti e di iniziare una storia. Ricordo che mi sentivo come se tutta la felicità del mondo si fosse concentrata in me. Come si dice, in questi casi toccavo il cielo con un dito. Così dichiarai mio amore, ma di fronte alle mie parole lei rimase freddina, quasi scocciata. Non capì la sua reazione, e la storia venne in giro di pochi giorni. Poi ho avuto del tempo, molte pene d'amore per riprendermi. Certo, se avessi già letto questo libro mi sarei comportato in altro modo. Forse avrei sofferto lo stesso, ma con una consapevolezza diversa. Quindi, Amore senza bugie arriva al momento giusto. Oltre alle mie difficoltà con l'altro sesso, tante volte avevo sensazioni di inferiorità rispetto ai miei coetanei, che invece erano molto sicuri di sé e ostentavano una spavalderia nel parlare delle loro conquiste. Capitava che ne parlassero in maniera distaccata, come se innamorarci non fosse per loro importante, come se la sensibilità non fosse una cosa da uomini. Ma quello che contava era solo la conquista di una o più ragazze, come il trofeo. Questa cosa non mi convinceva, ma ancora pensavo di essere io il problema. Poi col tempo, e grazie alla lettura di Amore senza bugie, capii che non ero poi così malmesso, e che forse qualche speranza c'era anche per me. Dovevo superare l'idea che la cultura proponeva, che l'uomo deve essere freddo, razionale, e deve controllare le proprie emozioni. Per cui ero possibile che emozionarsi di fronte ad una donna non era ammissibile. Certe volte mi chiedevo se c'era un modo per non arrostire più.
se potevo far sì che tutto mi scivolasse addosso, per non soffrire. Di certo così avrei guadagnato la stima dei miei coetanei, ma sentivo che era una scorciatoia pericolosa, una strada che una volta intrapresa si correva il rischio di non poter più tornare indietro. E che tutto sommato, quel sentire che avevo in qualche modo conservato da quando ero bambino, forse non andava perso del tutto. Forse c'era un modo per crescere e diventare sicuri di sé, senza perdere gli affetti. Io volevo innamorarmi, volevo trovare la mia immagine interna, quella libertà e spontaneità nel rapporto con le ragazze, che il libro spiega bene. Così, leggendo Amore senza bugie, trovai le conferme che cercavo, dovevo sviluppare la mia parte razionale, seguire quella dimensione inconscia che non fa calcoli, quella realtà interna che la sera, prima di chiudere gli occhi, ti fa diventare la ragazzetta che ti ha sorriso. Cominciai a capire finalmente che dovevo seguire la mia strada, non quella che mi dicevano gli amici o la cultura. Solo così avrei potuto trovare la mia identità. Scusate se ho rubato qualche minuto per parlarvi di me, ma sono sicuro che tra di voi qualcuno ha vissuto o sta vivendo situazioni simili. Questo libro può essere di grande aiuto, perché apre la mente, perché dà delle chiavi di lettura di situazioni che prima o poi affronterete nella vostra vita. Fa scoprire cose sui rapporti umani che non vi dirà nessuno. Nel testo è spiegata in maniera dettagliata la dinamica della nascita e del primo anno di vita, in cui il neonato, ancora prima di attaccarsi al seno, ha già una propria immagine interna, un proprio io che lo porta spontaneamente al desiderio del rapporto umano. Sono convinto che se tutte le scuole si affrontassero questi temi in maniera pulita e originale, come hanno fatto le prime in Puglia, sicuramente vivremo in una società migliore, perché non c'è cosa più importante dell'amore nella vita di un giovane. Ora mi trovo qua, in mezzo a due belle donne, a due brillanti psicoterapeute, e vi confesso che non è facile. In questi anni ho fatto un grande lavoro su me stesso e sulla mia identità, indovinate un po'. Ci sono riuscito grazie ad una donna che mi ha dato la vita, che mi ha permesso di cambiare, di credere in me stesso e di ritrovare gli affetti che avevo perso. E cosa più importante di incontrare l'amore. Ma tutto questo non basta, non è sufficiente, perché nel rapporto con la donna non ci si deve fermare mai, non ci si deve accontentare. Si deve avere sempre la pretesa che il rapporto con la donna sia diverso ogni volta. Andare sempre più in profondità, come lo faccio nel mare alla ricerca dei corali, alla ricerca di quella vitalità che solo le donne sanno darti. Grazie. Ogni modulazione degli effetti delle lezioni che si stanno accanto
È felice, se una voce calda e dolce di parola d'amore, soffre se quasi nelle parole o nei gesti sono in stretta e indifferenza che lo ferisce e lo fa sentire loro. Il bambino trasforma le sensazioni, i suoni, i contatti di pelle, gli odori e i sapori in immagini interne. È questo il suo unico malissimo rapporto con il mondo. Ad esempio, è attratto e incuriosito dalle parole che sente. Non ne comprende il significato, ma ne coglie il senso e risponde con un sorriso o con il pianto. Il neonato è tutto inconscio, dorme per buona parte della giornata e ha vissuto di sogno anche quando è sveglio e cerca con tutti i mezzi l'attenzione degli adulti, esprimendosi con il corpo e dialogando con i suoi irresistibili vocalizzi. È così che il piccolo scienziato ama e conosce l'universo che lo circonda e poi, man mano che vede le cose in modo sempre più chiaro e intorno all'ottavo mese di vita, piazza nitido il volto della madre. E è proprio il suo spirito amato che può ritrovare tutte le sensazioni e le emozioni fino alla loro vissuta dell'incanto e della fiducia senza limiti. È un passaggio importante per lo sviluppo, perché a sentire il senso del bambino finisce ora la visione di spinta della realtà e quindi può allegare gli aspetti al vedere in una visione armonica. Così, quando la conoscenza del mondo diventa sempre più precisa e cosciente, non perderà l'immediatezza del sentire inconscio, che sarà il tesoro inesauribile a cui attingerà per cogliere la realtà in modo profondo e solare. Questo primo periodo della vita, con il breve senso, di cui non abbiamo memoria cosciente, è fondamentale nella storia di ciascuno di noi, perché è uno stato di estrema sensibilità e recettività, di rapporti che tutti senza chiede, di immagini nebulose e di scoperte sorprendenti, che rimane nel mondo del resto della vita e che ricerchiamo consciamente in ogni storia d'amore per ricreare la magia di un rapporto totale e appassionato con l'altro. Possiamo allora capire quanto sia dedicata questa fase, poiché il bambino, che ama la necessità del crescimento fisico, riferisce la vita interna, affettiva della madre, o di chi altro lo accudisce. A cui si affida con tutto se stesso ed è estremamente vulnerabile di fronte alle delusioni che viene nel rapporto e che possono arrivare all'ende dello sviluppo della genitività. Quanto più la madre è affettiva e capace di interesse profondo, non si limita, cioè non desidero solo materialmente, tanto più sa rispondere alle esigenze del neonato, che così accresce la sua fedeltà, la sua fantasia e la sua prospettiva. In questo modo egli riesce ad attaccarsi a pieno con piacere, a soddisfare il desiderio di rapporto e a separarsi in modo naturale al fine di ogni scopata, consolidando di volta in volta la propria realtà interna. La visione del desiderio invece deve la vitalità del bambino, la sua fiducia nella madre e il figlio quindi nei suoi confronti, sentimenti di rabbia e di odio fino ad annullarla. La pulsione di annullamento questa volta non è più rivolta contro il mondo inanimato della natura come la nascita, ma va a costruire il primo fondamentale rapporto umano, che il bambino resta vuoto, resta nulla insieme al seno, i propri aspetti, la propria fantasia. Egli continua a succhiare il sangue, il latte. Ma non mantiene il legame profondo con il suo primo stato d'amore, si nutre e cresce visivamente, ma perde la vitalità e non sviluppa più della nascita, quell'armonia, quella fusione tra la mente e il corpo, che è fondamentale per il benessere psichico e per la realizzazione dell'identità sessuale. La prima cosa è indimenticabile. Tutti noi ricordiamo gli sconvolgimenti
e cambiamenti che ha portato nella nostra vita. E il mondo luminoso e vitale che si è aperto davanti. Sensazioni intense, emozioni nuove, scoperte continue. È una situazione mai vissuta che cambia la percezione di noi stessi e della realtà. Ricordo i lati più nascosti delle cose, si avverte una pienezza e una forza interna che non siamo ostacoli e fanno male la sfida. Quando ci innamoriamo, tutti gli affetti, le attenzioni e i desideri si rivolgono al nostro oggetto d'amore, che diventa il centro della nostra vita, il pensiero dominante che dà significati nuovi ai vissuti quotidiani. L'altro diventa indispensabile, attendiamo spasimando il momento dell'incontro. E quando finalmente la vediamo, il suo sorriso, la sua voce, i suoi gesti, sono fonti di emozioni fortissime e di uno sconvolgimento fisico. Il cuore batte a mille, le gambe tremano, si diventa impacciati e non si trovano le parole. In realtà non c'è bisogno di parole, la comunicazione è fatta attraverso il corpo e lo sguardo ed è la sensibilità che ci guida alla scoperta dell'altro attraverso le carezze e gli abbracci. Quando arriva il momento del primo bacio, è come se si rompesse una barriera. Il contatto fisico diretto con l'essere umano, diverso, ci cambia dentro e ci fa separare le strade dall'infanzia. Inizia il nuovo capitolo della nostra vita con l'altro sesso, che si arricchirà nel corso della vita. Ci sentiamo diversi, rinati, riscopriamo il nostro corpo, le sue reazioni e sensazioni di fronte all'altro. D'ora in poi, ciascuno di noi dovrà imparare a conoscersi per arrivare a vivere con tutto se stesso, con il corpo, con la mente, ogni storia d'amore. Va detto però che nell'adolescenza non è sempre facile affrontare gli approcci amorosi con fiducia e struttura. Il rapporto uomo-donna è ancora un universo inesplorato e per l'adolescenza dei primi anni è spesso difficile cogliere le infinite sfumature dell'esperienza che sta vivendo. L'innamoramento è un tuffo nell'ignoto che comporta dubbi, tormenti e una sconosciuta vulnerabilità di fronte alla risposta della persona amata. L'inesperienza e l'incertezza possono provocare errori e movimenti sbagliati, che comunque appartengono a questa età e quindi non vanno drammatizzati, perché rientrano nei cosiddetti incidenti di percorso, del lungo viaggio alla scoperta della sessualità. Il mondo dell'altro sesso è un pianeta sconosciuto, un linguaggio del corpo diverso, un desiderio diverso e un sentire diverso. Esistono ad esempio dimensioni proprie della psicologia femminile, ritrosie, atteggiamenti enigmatici e reazioni imprevedibili, che possono sconcertare e mettere a dura prova i maschi, ma che in realtà fanno parte del gioco e della sfida tra i sessi. Le ragazze, poi, sono frequenti timidezze e resistenze, che derivano dalle inibizioni indotte dalla famiglia e da una cultura particolarmente oppressiva nei confronti della sessualità femminile. Non per questo i ragazzi devono arrendersi e gettare la spugna, ma piuttosto devono trovare la sicurezza interna e la determinazione per muoversi con fermezza e delicatezza nello stesso tempo. In fondo, è proprio questo che piacciono le ragazze. Loro credono che il partner sappia intuire quando dietro il loro no si nasconde un sì e che riesca a conquistarle con maestria. Come un vero eroe che non si ferma di fronte agli ostacoli. Un bel cimento dei maschi che in amore sono naturalmente portati a prendere l'iniziativa, a rompere gli indugi, a essere impulsivi e concreti. E tuttavia possono avere anche loro insicurezze, impacci e titubanze. Che il ruolo di conquistatore tradizionalmente assegnato all'uomo non ammette. Da qui derivano atteggiamenti contraddittori che disorientano le ragazze e che vanno alla goffaggine, alla ostentazione di cinismo e cavalleria, alla fuga dal coinvolgimento affettivo. Questi sono solamente alcuni dei mille ostacoli che possono presentarsi ai giovani innamorati alle prime esperienze. Spesso, dalle confidenze dei ragazzi emergono storie di crisi, incomprensioni, improvvise sparizioni, storie che non durano, storie in cui si ripetono sempre gli stessi errori, speranze che si perdono nella delusione. È facile cadere nel pessimismo e smarrirsi nel vicolo cieco dei dubbi, del vittimismo, delle inutili gelosie. Più difficile invece è trasformare anche i tormenti e le sofferenze d'amore in una spinta a capirsi meglio, a crescere e a cambiare. Infatti, se manca la sicurezza interna e la maturità che dà una forte resistenza nelle prove d'amore, la sessualità può diventare un coglio insormontabile, che diventa per alcuni giorni
che porta alcuni giovani a rifugiarsi nelle fantasticherie e a vagheggiare in immaginazioni di principi azzurri o ragazzi super sexy, sfuggendo all'insegnativa realtà di una storia vera. Se qualcuno ha una domanda un po' più semplice,
No?
Questa è la domanda. Che la fissazione è per una persona che non ha assoluto interesse per te. Ah, ho capito, grazie. Scusate. Certo. Molto probabilmente, secondo me, quando una persona si fissa, no? Su persone che appunto non corrispondono, no? nel proprio amore, è perché bisognerebbe fare un lavoro, no? Su se stessi e capire quali sono state, no? Le ferite profonde che secondo me risalgono sempre nei primissimi anni di vita. Cioè, faccio un esempio, io molto spesso lo dico, no? Ai giovani, ma anche ai non giovani, cioè quando uno si fissa, no, su qualcuno che lo rifiuta, no? L'amore è impossibile, no? Dico, allora, e mi accorgo che ci sono casi, no, che durano anni, e mi accorgo che spesso questa è una situazione che serve per poter non investire in un altro rapporto. Cioè io poi vado a scegliere con lui che mi rifiuta, no? E quindi diventa il problema più grande in quel momento, no? E che dura però anni, e poi non mi accorgo delle possibilità di rapporto reali che ho di fronte. Quindi diventa anche una scusa per non mettersi in gioco. Questo secondo me. Ma poi io... Un raggiaggio per bambini infatti.
Ci sono? Ci sono? Chiusi? No.
Allora, sempre facendo riferimento a questo... Pronto? Allora, a questo libro può essere schematizzato e acceso in tre grossi parametri. Uno è la sessualità nella storia, ed è stato ovviamente dibattuto. Un'altra parte riguardava la sessualità nella vita umana, e anche questo è stato fatto finora. Mancava la terza parte, la terza ultima parte, che riguarda i miti e storie d'amore. E Marco Marulli, nella prima B, sempre del discorso di Vittorio, ci racconta una parte di questa storia. La pelle della bestia. Un giorno Bella, ragazza tanto graziosa quanto buona e intelligente, chiede al padre e partenza, per un viaggio d'affari, di portarle intorno una semplice rosa, a differenza delle vanitose e di egoiste sorelle che pretendono abiti e gioielli preziosi. Il mercante, sulla strada del ritorno, passando davanti a un ricco palazzo, vede un cespuglio di magnifiche rose ed entra nel giardino per prenderne una. Viene però sorpreso dal proprietario del castello, la bestia, mostruosa creatura tra i più grandi animali e orribili avvedenti, che gli promette farlo la vita solo se condurrà da lui la figlia che è destinata al fiore. Bella, generosamente, accetta il sacrificio per salvare dalla morte il padre, coraggiosa e determinata, seppur inquieta, quando incontra la bestia. Non si spaventa e non si lascia incantare dalle terrificanti apparenze. Grazie alla proprietà del suo sentire, percepisce che dietro a quel posto orrendo ne nascondono una grande sensibilità d'animo e una bellezza interiore, da cui si sente inconsapevolmente attratta. Si trova così a vivere una vita incantata da principessa, in compagnia dello strano indecifrabile essere, con cui crea un legame di stima e affetto, anche se rifiuta di volta le sue proposte di matrimonio. Dopo qualche tempo ottiene il permesso di far visita al padre ammalato, vincolandosi alla promessa di tornare presto dal mostro, che così lo supplica e la supplica. Ricorda che se mi lasci solo ne morirò. Dopo aver smascherato i cannelli che le tendevano le fempide invidiose sorelle per trattenerla, e dopo aver sognato la bestia che, consumata dal dolore, invoca il suo nome, Bella vince le ultime esitazioni e, obbedendo alla voce del cuore, corre da lui. Al suo arrivo lo trova morente e disperata lo accredita, dichiarando il suo amore. Allora, magicamente, si scioglie il castesimo che teneva imprigionato a un bellissimo principe sotto le abominevoli spoglie della vita. La favola suggerisce che nelle storie d'amore bisogna cercare, al di là delle apparenze esteriori, la realtà più profonda dell'altro. Quell'immagine eterna, invisibile, che ci rivela la sua essenza, la sua vita. Allora, do la parola a Cecilia De Ottino, che prende spunto da questa lettura della Bella e la Bestia per fare alcune considerazioni finali. Sì, in effetti Marco, grazie per la lettura di questa parola, perché secondo me è ricca di spunti molto interessanti per la nostra ricerca, perché questa favola, questa storia, insomma, ci parla di un innamoramento impossibile se ci fermassimo solamente, diciamo, alla realtà esteriore della bestia. E invece la Bella, grazie, diciamo, alla sua sensibilità, riesce ad andare oltre, no, le fattezze mostruose per riconoscere e innamorarsi della bellezza, appunto, interna. E poi la parte in cui, appunto, la bestia poi diventa un uomo, no? Solo ed esclusivamente nel momento in cui la Bella diviene capace, no, di amarlo, no, di sentire le sue qualità interne. Quindi, insomma,
mi ricorda tante altre fiabe, soprattutto quella più famosa, diciamo, di amore in fighe, no? In cui c'è sempre questa cosa di andare a vedere al di là delle esteriorità e dell'apparenza per puntare sulle qualità interne, no? Dell'altro, che poi sono quelle che fanno durare veramente appunto i rapporti d'amore. Tante cose, l'ultima cosa che mi viene in mente, che mi ero dimenticata di dire, ma secondo me è importantissima, appunto, se non è vero quindi che l'uomo ha questa eredità pesantissima, no? Per cui è condannato a una razionalità. La bestia non era una persona, un uomo, no? Razionale, ma anzi la bella si è innamorata proprio della sua realtà interna sensibile. Quindi la razionalità, l'irrazionalità insomma non dipende dal sesso, dipende dalla persona, dipende dal proprio mondo affettivo, no? Più o meno conservato. Quindi anche gli uomini possono essere molto belli e molto irrazionali, insomma, questo. Grazie. Cambiato il sottotitolo, perché all'inizio il sottotitolo era
rivolta alle persone e adolescenti, invece abbiamo tolto questa limitazione. In realtà inizialmente era quasi un pensiero legato un po', diciamo, al pubblico a cui ci rivolgeremo. Oggi ho capito in realtà che era molto più grande la cosa, che era un augurio per innamorarsi sempre, perché non ci innamoriamo per sicuro soltanto nell'adolescenza, anche dopo, ed era quindi un augurio perché questo libro fosse letto da tutti.